In questa mia riflessione sul glocalismo partirei dal nome della nostra associazione. Quando fondandola decidemmo di chiamarla Globus et Locus, eravamo consapevoli di fare una forzatura. In latino Globus et Locus non vogliono dire esattamente ciò che in italiano si intende oggi per globo e per luogo. Il locus soprattutto evoca piuttosto la radura che non uno spazio delimitato. Ci piaceva però la dimensione universale che comunque la lingua latina evoca. D'altra parte, non a caso, in risposta alla sfida del glocalismo, avevamo voluto mettere insieme due sperimentati universalismi. Enti fondatori dell'associazione furono infatti la Camera di Commercio di Milano, Universitas Mercatorum, e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Universitas Studiorum. Quest'ultima doppiamente tale perché università e perché luogo di sapienza ispirato alla fede cattolica, universale sin dal nome. Ciò nella convinzione che stessimo per entrare in un'epoca di grandi trasformazioni in cui entrambe le dimensioni sarebbero state sfidate, come infatti accade poi e in modo radicale. Viviamo la fine di un'epoca, non è un luogo comune, che già diversi grandi pensatori del secolo scorso avevano intravisto e preannunciato. Tra questi, anche per il suo specifico legame con Brescia, mi piace citare il grande filosofo e teologo italo-tedesco Romano Guardini, di cui la Morcelliana è da sempre l'editore italiano. È del 1950 l'uscita della Fine dell'epoca moderna, il saggio in cui Guardini acutamente già delineava il cambiamento d'epoca che stiamo ora vivendo. Mentre dal 1648, dall'epoca cioè della pace di Vestfalia in poi, eravamo stati abituati a ragionare in termini di dimensione nazionale e internazionale, adesso il quadro è del tutto mutato. Quando muta il rapporto tra tempo e spazio, muta la dimensione della velocità, come probabilmente i fisici presenti ben sanno. Quando muta l'idea di velocità, presto o tardi muta anche l'idea di mobilità. Ed è sulla mobilità che noi costruiamo il nostro sistema di relazioni fra noi e con lo spazio che ci circonda, tanto più quando si tratta di relazioni informative. Si pensi al World Wide Web e al dialogare delle reti sociali o social networks che nell'arco di poco più di 20 anni hanno radicalmente trasformato le nostre relazioni su scala planetaria. Basti pensare che nel gennaio 2016 su 7 miliardi e 395 milioni di abitanti della Terra risultava che 3 miliardi e 419 milioni usassero internet, 46%, 3 miliardi e 790 milioni i telefoni mobili, 51%, 2 miliardi e 307 milioni fossero presenti sulle reti sociali o social networks. Alla base della globalizzazione e della glocalizzazione del pianeta non è quindi tanto la variazione dello spazio di riferimento, ma la contrazione del tempo e dello spazio nell'esperienza quotidiana dell'uomo. Questo, che già 10 anni or sono scrivevamo nel nostro Globus et Locus 10 anni di idee pratiche, si conferma più che mai oggi. Il mondo è ormai organizzato su un asse temporale tendente a zero e con lo spazio vissuto quasi fosse un punto. E non è un caso se qualcuno insinua che Zuckerberg,
punti a diventare presidente degli Stati Uniti, basta leggere il suo manifesto per capire quale trasferimento di potere dobbiamo prevedere verso l'informazione globale.